when the fat's shaking hands, every morning dog grumbling out. Little wonder then, little wonder, you little wonder, little wonder you. Avendo 50 anni volevo scoprire gli obiettivi che come artista rock potevo ancora raggiungere a quest'età. Tutti gli altri possono fare quello che credono, io so dove voglio arrivare e per fortuna ho la possibilità di provarci. Questa avventura è straordinariamente eccitante per me, anche se onestamente non so che cosa succederà in futuro. Se mai venisse il giorno in cui mi adagiassi su quello che ho fatto in passato, preferirei ritirarmi, lo farei davvero. Mi darei alla scultura, alla pittura o quel genere di cose lì. Ma finché riuscirò ancora a emozionarmi per ciò che faccio come artista, continuerò a percorrere questa strada. Then that's the course that I choose to take. Non saprei dire perché abbiamo iniziato Earthling. Probabilmente volevamo descrivere l'uomo con le sue abitudini, ma le ragioni sono più di una. Pure habitat on Earth, and I suppose. All'inizio degli anni 90 sono rimasto impressionato per ciò che stava succedendo a Londra in campo musicale. Soprattutto mi ha affascinato la cool jungle. Mi ci sono avvicinato, ho arrangiato dei pezzi. Di fatto ho creato una sorta di ponte tra il rock e la jungle. Really impressed by what was happening in London with this new music at that time called Jungle. And I touched on it on the Outside album on a couple of tracks, I'm Deranged and We Prick You, both sort of paid homage to that. Gli spettacoli che stiamo portando in giro per il mondo non hanno seguito però fin dall'inizio lo stesso schema, si sono evoluti nel corso dell'ultimo anno e in questa fase creativa ci siamo divertiti veramente tanto, ci siamo sentiti proprio bene insieme ed è stato emozionante vedere come la band si era evoluta ed era migliorata nel corso dell'anno. Feeling so great, and the bands that we were working with were just terrific, and we were very excited about how the bands had evolved in one year. It had gotten so good. Al termine di questo cammino il gruppo si è trovato composto da Mike Gerson alla tastiera, Reeves Gabriels alla chitarra, Galen Dorsey voce e basso, Zachary Alford alle percussioni e da me. Nel corso del tempo è diventato un gruppo molto unito e abbiamo voluto tradurre su nastro l'alta tensione che eravamo in grado di creare sul palcoscenico. Di fatto, da quando abbiamo preso questa decisione abbiamo avuto 2 o 3 giorni di tempo per chiuderci nello studio di registrazione. Durante il lavoro, per mantenere l'energia che avevamo sentito nei concerti allo stesso livello, e fine settimana lasciavamo lo studio e stavamo sempre assieme. In questo modo mantenevamo l'atmosfera e la tensione restava alta. Da dove abbiamo cominciato? E a che velocità stiamo girando? A 24? 24. Per quanto riguarda il video della canzone Little Wonder, l'ho realizzato chiamando uno dei migliori registi di video attuali, Florian Sigismund. Inoltre ho suggerito di lavorare con un grande artista degli effetti come Tony Ausley, conosciuto soprattutto per le sue capacità di lavorare su pupazzi che trova dappertutto, dagli angoli delle strade, alle gallerie, e di proiettare su di essi delle facce che parlano. Ho allestito al Pompidou di Parigi una mostra, era bellissima. Allora gli ho chiesto di lavorare per il mio video ed è stato così che lui ha costruito molte idee che ci hanno dato suggerimenti. He constructed a lot of ideas and gave us a lot of input. I always worked in all mediums. Io ho sempre lavorato in molti media. Mi piace vedere come la nostra cultura possa essere variamente rappresentata. Lo si può fare, per esempio, attraverso l'arte o la musica.
Mi piace vedere come fanno gli altri, per esempio creare personaggi, storie, scenografie. Io traggo i miei spunti da diverse realtà e idee e cerco di metterli insieme dando loro un equilibrio. This is probably one of our favorite songs from the next album, Earthlings. It's the first time we played it, so bear with us. I'm reading this one. This one is called 7 Years in Tibet. Uno dei libri che hanno di più arricchito la mia esperienza è stato quello scritto dal tedesco Erich Harrier sul Tibet. È stato uno dei primi occidentali a trascorrere diverso tempo in quel paese. Ha scoperto in prima persona quella cultura straordinaria, la sua sublime filosofia. È un libro che mi ha accompagnato attraverso gli anni. Alla fine ho deciso di affrontare quanto era successo in Tibet in una mia canzone, 7 Years in Tibet. In essa si sente la disperazione, l'agonia provate da giovani tibetani davanti alle uccisioni dei loro familiari o alla consapevolezza del contare niente più di un numero nel proprio paese. Non volevo registrare subito questo disco, ma la vita che conducevamo, come ho detto prima, era così eccitante che volevamo fare qualcosa. In pratica abbiamo scritto l'album in 9 giorni e mezzo. Siamo stati velocissimi. È stato una specie di esercizio obbligato. Non riesco a immaginarmi di smettere di lavorare. Amo il mio lavoro. Adoro ciò che faccio per vivere. È favoloso. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Oh, we can be heroes. Just for one day. Li riconosci? Questi sono solo alcuni dei successi del grande David. Rivivili con noi, martedì 8 luglio allo stadio Rigamonti di Brescia. David Bowie in concerto, unica tappa del Nord Italia. Prenotati per tempo. È arrivato questa notte alle 2.18 all'aeroporto di Malpensa David Bowie, il Duca Bianco, ad accoglierlo a nome di Teletutto, che ha organizzato il concerto con la collaborazione del giornale di Brescia, il direttore commerciale della nostra emittente, Sandro Mancini. La star era accompagnata dai musicisti della band, che dopo aver espletato tutte le pratiche in dogana si sono diretti verso l'hotel milanese dove alloggeranno sino a domani. Sul nome dell'hotel viene mantenuto naturalmente il più stretto riservo per evitare l'assalto dei fan. E intanto a Brescia cresce l'attesa per il concerto di domani sera. Allo stadio Rigamonti per tutta la giornata ieri si è lavorato intensamente per preparare la struttura per accogliere l'evento musicale dell'anno per Brescia. Tanto lavoro, insomma, per rendere lo stadio un grande teatro per il concerto di David Bowie. E tanto lavoro anche per preparare il camerino dell'artista inglese, senza tralasciare nessun dettaglio, proprio come espressamente richiesto da Bowie. In nottata poi sono arrivati anche i 5 tir e gli oltre 100 addetti chiamati a montare palco e luci. Una struttura di grandi dimensioni e di grande suggestione per un grande concerto. Ad aprire lo spettacolo sarà uno tra i gruppi più interessanti del momento, quello dei Manson. Subito dopo l'ingresso trionfale sul palco bresciano allestito al Rigamonti del grande David Bowie. E continuano intanto le prevendite dei biglietti che costano, lo ricordiamo, 66.000 lire per i posti numerati e 45 per quelli liberi. Biglietti che sarà comunque possibile acquistare anche fuori dal botteghino prima dell'inizio del concerto.
Si contano le ore ormai, l'attesa e l'entusiasmo crescono. Brescia aspetta David Bowie ed è pronta ad accogliere fan del Duca Bianco da tutto il nord Italia. Sarà un grande spettacolo, assicurano gli esperti, uno spettacolo al quale non bisognerà assolutamente mancare. Erano le 21:50 quando David Bowie, il Duca Bianco, il grande artista di fama internazionale, ha fatto la sua comparsa sul palco dello stadio Rigamonti. Ed è stato un grande boato, applausi e urla per il grande David. In 9.000 sono giunti a Brescia per assistere all'evento musicale dell'anno per la nostra città, organizzato da Teletutto e Radio Brescia 7 in collaborazione con il Giornale di Brescia. Vestito con una tunica indiana coloratissima e ricamata d'oro, sandali ai piedi, David Bowie è apparso in splendida forma e di ottimo umore. Ha più volte dialogato con il pubblico e, ribadendo sin da subito, con rammarico, di non parlare italiano, ha dunque scelto la lingua inglese per comunicare. David ha aperto il concerto bresciano con Quicksand, da solo, con la sua inseparabile chitarra. Un pezzo del 1971. Poco il tempo lasciato ai ricordi. Bowie è subito passato alle produzioni più recenti, alla musica jungle, proprio quella musica che ha caratterizzato i suoi ultimi lavori. Bowie sul palco canta, suona la chitarra, danza, sorride, parla e gioca con due enormi bulbi oculari, uno azzurro ed uno verde, proprio come i suoi occhi, mentre sullo schermo di fondo scorrono ininterrottamente immagini di vecchi video. In scaletta 16 brani, tra cui Dead Man Walking, Seven Years in Tibet, Fame, ma anche Under Pressure, ribattezzata per l'occasione Under Brescia, e la ormai famosissima Little Wonder. E poi tempo di bis con Heroes, Superman di Laurie Anderson e Stay. Alla fine applausi, tanti applausi, tutti per lui. Brescia non dimenticherà. Finalmente è arrivata la serata di Earthling Tour con David Bowie a Brescia e per questo grande evento musicale, sicuramente a livello mondiale per la nostra città, sono arrivati tantissimi fans da tutta Italia ma anche dall'estero. Si sono assiepati davanti al cancello del Rigamonti fin dalle prime ore del mattino per assistere a questo spettacolo, spettacolo aperto dai Mansun. Doveva essere la festa della musica per Brescia, ma senza dubbio lo è stata per tutto il nord Italia, visto che per rendere omaggio al Duca Bianco sono arrivate persone anche da Trieste, Milano, Torino, Treviso, Bergamo e Mantova. Ma non mancavano anche i fans più accaniti di Bowie, arrivati di buon'ora direttamente dall'Inghilterra. Persone di tutte le età, spaziando da un pubblico più maturo, quello che segue Bowie fin dagli inizi della sua carriera, fino ai giovanissimi che hanno scoperto la rockstar recentemente con la Jungle Music. E a Rigamonti, per gli appassionati del genere, è stato un trionfo. Infatti, dopo un accenno in blues di Nel blu dipinto di blu, in italiano un po' stentato, lasciate da parte le varie Let's Dance e Starman, peraltro forse attese dal pubblico, Bowie si è lanciato anima e cuore nelle sue produzioni più recenti, Jungle naturalmente, mettendo in mostra il suo stato di forma decisamente smagliante, per circa 2 ore sapientemente supportato dalla sua band con la quale collabora da tempo. Un tuffo nel passato particolare che ha decisamente suscitato un'ovazione del pubblico con Under Pressure, duetto con Gaylene Dorsley, estensione vocale affascinante nella parte che fu di Freddie Mercury. E alla fine Thank You and Good Night, un successo per Earthling Tour con migliaia di fans consapevoli di aver assistito ad un concerto che rimarrà senz'altro nella storia. Si spera il primo dei grandi eventi musicali che da molto mancano a Brescia.